Siamo pronti per un altro tour, amici di New York, storie e segreti. Oggi si va alla scoperta dell'Upper East Side. E stiamo costeggiando Central Park e ci dirigiamo verso l'Upper East Side, soprannominato anche Gold Coast o Silk Stocking District. È uno dei quartieri più ricchi della città, probabilmente il più ricco. E si estende tra la 59esima e la 79esima, e tra la Fifth Avenue e la Lexington Avenue. Il tratto della Fifth Avenue, della Upper East Side, è quello che durante la Gilded Age, l'epoca dorata della città, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, prese il nome di Millionaire's Row, dove si trovavano una moltitudine di grandi magioni, importanti personaggi del palazzo, del passato nobiliare della città, molti dei quali oggi sono stati riconvertiti per ospitare musei, istituzioni caritatevoli oppure luoghi di culto. La zona più ricca dell'Upper East Side, quella che va dalla 69esima alla 76esima strada, conosciuto anche per il suo codice postale, il 10021, che nell'immaginario collettivo è diventato simbolo di prosperità e di benessere, con la crème de la crème che si trova all'altezza della Park Avenue o di Central Park. Tra la 59esima e la 60esima strada, tra la Lexington Avenue e la Third Avenue, questo è lo store originale da cui è partita la catena di Bloomingdale's, conosciuta dagli americani anche come Bloomies, uno dei centri commerciali più famosi non solo della città ma anche della nazione. Bloomingdale's ha la particolarità, mentre tante altre attività commerciali hanno iniziato ad operare nella Lower Manhattan per poi spostarsi nel Midtown, Bloomingdale invece si è sempre trovata in queste zone, infatti ha iniziato ad operare sulla Third Avenue, a poca distanza dalla sede attuale, e trasse beneficio dalla sopraelevata, dalla Third Avenue Elevated, doppiamente sia quando venne aperta che quando venne demolita. Quando venne inaugurata infatti nel 1879, questa nuova arteria permetteva alla gente di raggiungere il centro commerciale più agevolmente. Quando venne demolita nel 1954, la sua demolizione comportò una nuova aria, una nuova luminosità a questo quartiere, e anche in quel frangente il centro commerciale ha tratto beneficio. È sempre stato molto rinomato per la qualità sempre crescente della merce che vende. Nel 1976 è stato anche insignito di una visita da parte della regina Elisabetta d'Inghilterra. Siamo sulla Park Avenue, tratto dell'Upper East Side, qui a 643, all'incrocio con la 65esima, questo bellissimo castello, se così lo vogliamo chiamare, la Park Avenue Armory. Un tempo era la sede di un reggimento militare conosciuto come Silk Stocking Regiment, poiché tutti i suoi membri appartenevano a famiglie altolocate. Grazie a donazioni personaggi come William Astor e William Kissam Vanderbilt, gli interni sono stati preziositi di lavori di Stanford White e di Louis Comfort Tiffany, ed è stato realizzato, quindi è stato ricavato al suo interno questo spazio per eventi che opera con il nome di Park Avenue Armory. E al 128 della 63esima c'è un altro dei musei meno usuali della città, ovvero il Museo dell'Illustrazione Americana, che tramite eventi e mostre cerca di divulgare l'arte dell'illustrazione
e che si è unificato da poco con il MoCA, Museum of Cartoons and Comics of America, che precedentemente si trovava nel quartiere di Soho. Al numero 1 della 60esima strada, proprio a ridosso della Fifth Avenue, sorge questo grande edificio in stile italiano, che era la sede del Metropolitan Club, uno dei tanti social club della città, nato da una scissione all'interno dello Union Club, che era il club letterario più antico, scissione che fu capeggiata dal potente banchiere e finanziere J.P. Morgan, che aveva proposto un suo amico, aveva proposto l'annessione di un suo amico presidente della Erie Canal Society. Di fronte al rifiuto del direttivo, decise di abbandonare con alcuni suoi seguaci lo Union Club e diede mandato agli architetti McKim e Medei White di realizzare questo imponente edificio senza badare a spese, e così è nato il Metropolitan Club. E al numero 1 della 62esima c'è un altro dei social club del passato della città, ovvero il Knickerbocker Club. Anche questo club nasce da una fusione, da una scissione anzi, all'interno dello Union Club. Molti membri infatti cominciarono a ritenere le modalità di affiliazioni troppo poco restrittive e quindi abbandonarono lo Union Club per fondare questo club. E anche questo edificio è utilizzato dagli stessi architetti dello Union Club, vale a dire Aldrich e Milano. E contrariamente a quanto fatto con lo Union Club, che era realizzato in stile neoclassico, per questo edificio tornarono al loro stile architettonico preferito, ovvero il Beaux-Arts. E questo è il numero 2 della 63esima, è l'edificio che era la dimora abitativa dell'ex industriale William Ziegler. Ci visse solo 5 anni, poiché successivamente divorziò dalla moglie. Dopo alcuni progetti mai andati in porto, come per esempio la realizzazione di un ospedale per attori, l'edificio è stato donato alla Facoltà di Scienze della New York University, che oggi però si è spostata al 7 World Trade Center, e l'edificio è tornato ad essere residenziale, quindi privato. E al numero 3 della 64esima, questa era la residenza di Marshall Wilson, figlioccia della celebre Mrs. Astor. Come potete vedere, oggi l'edificio ospita il consolato indiano. E all'angolo tra la 64esima e la Fifth Avenue c'è l'828 della Fifth Avenue, che un tempo era la residenza di Edward Berwind, importante, grosso imprenditore del settore del carbone e dell'acciaio, e presidente della IRT, Interborough Rapid Transit. Questo grande palazzone all'834 della Fifth Avenue è stato progettato dall'architetto italo-americano di origine siciliana Rosario Candela, che negli anni 20 e 30 del Novecento era considerato il massimo esponente per la realizzazione di edifici privati, edificio che seguiva le normative, le nuove normative per la realizzazione di palazzi, ai quali era concesso di essere costruiti ad altezze maggiori a patto che i piani superiori risultassero indietreggiati rispetto al perimetro del palazzo, ed è appunto la caratteristica che si vede di questo edificio. Tra i principali tenutari, tra per tanti anni, vi fu Lawrence Rockefeller, che si stabilì nell'attico e affittava il resto della casa ad altri residenti, tra cui il musicista Bing Crosby. Questa è il numero 1 della 65esima strada, è il tempio della comunità israeliana chiamata Emanuel, conosciuto per l'appunto come Temple Emanuel, è il luogo di culto ebraico più grande al mondo, con 2500 posti. E pensate un po', questo è un tempo
era una magione residenziale. Qui viveva infatti la celebre Caroline Schermerhorn Webster Astor, soprannominata The Mrs. Astor, come per dire la sola e unica Mrs. Astor. Guardate quanto è grande. All'interno c'era una famosa sala da ballo dove si tenevano degli eventi per i 400, come venivano definiti, poiché nella concezione di Mrs. Astor erano 400 le persone residenti a New York City che avevano i requisiti per poter partecipare a questi party. Tra i civici 47 e 49 della 65esima c'è la Sarah Delano Roosevelt Memorial Home, casa fatta costruire dalla madre dell'ex presidente Franklin Delano Roosevelt. Purtroppo non è chiaramente visibile per le impalcature presenti, però come potete vedere si tratta di due appartamenti con un unico accesso. Infatti i due appartamenti erano comunicanti anche internamente, e proprio qui cominciarono a nascere gli screzi tra Eleanor, la moglie di Franklin Delano Roosevelt, e la madre di lui, Sarah. Screzi che nascevano soprattutto per le loro posizioni differenti circa il marito, a cui era stata già diagnosticata la poliomielite. In particolar modo la moglie lo esortava a continuare nella sua carriera politica, mentre la madre voleva che si ritirasse ad una vita più tranquilla. Proprio all'interno di questo edificio l'ex presidente scrisse anche i suoi famosi diari. E siamo sulla 66esima, dove al numero 5 c'è il Lotos Club, che è il club più letterario più antico della città, edificio realizzato in stile francese come dono di nozze per una delle discendenti della famiglia Vanderbilt. Mentre accanto al numero 3 c'è la townhouse all'interno della quale visse negli ultimi anni della sua vita l'ex presidente generale Grant, townhouse che gli fu donata da JP Morgan. Infatti l'ex presidente si trovava in una situazione piuttosto difficile, aveva dovuto rinunciare alla sua pensione militare dopo essersi candidato in politica, aveva fatto degli investimenti sbagliati in borsa, infatti era stato anche defraudato da alcuni suoi soci, e gli era stato diagnosticato anche un tumore, quindi aveva un po' di timore su quello che dovesse essere il futuro della sua famiglia e dei suoi figli. E il finanziere JP Morgan gli venne incontro donandogli questa townhouse per fargli vivere gli ultimi anni della sua vita tranquillamente. E questa, all'854 della Fifth Avenue, l'attuale sede della missione della Serbia, nel tempo era la dimora della famiglia Beekman, una delle più importanti famiglie del periodo coloniale olandese. E dinanzi a Central Park, all'altezza della 67esima strada, c'è questo bellissimo memoriale in onore del 107esimo reggimento, realizzato da uno scultore che aveva fatto parte di questo reggimento stesso, composto da alcuni soldati a grandezza naturale che sembra stiano per sferrare un attacco. Ed ecco il social club più antico della città, questo è lo Union Club, che si trova proprio all'incrocio tra la Park Avenue e la 69esima strada, numero 101 della 69esima. Realizzato dagli architetti Aldrich e Delano, in stile neoclassico, architetti che erano più famosi però per i loro lavori in stile belle arti. Union Club, dalla quale poi nacque lo Union League Club, che si trova all'altezza della 38esima, poiché alcuni suoi membri si opposero al fatto che non fossero stati cacciati coloro che avevano appoggiato i confederati durante la guerra civile, e quindi preferirono attuare questa scissione. Sulla Park Avenue, all'altezza della 70esima, l'Asia Society and Museum, istituzione fondata da John Rockefeller,
che dopo alcuni viaggi in Estremo Oriente si innamorò della cultura e dei costumi di questa nazione. Oggi ci sono diverse succursali sparse per la città, oltre ai reperti dell'antichità, come le celebri porcellane delle dinastie del passato. Ci sono anche dei settori più avanguardistici specializzati nell'area tecnologica, che è un'area nella quale negli ultimi anni l'Estremo Oriente sta facendo sicuramente dei passi da gigante. Stiamo attraversando la 70esima, stiamo tornando sulla Fifth Avenue, è quello che stiamo costeggiando, il civico 46, è un altro dei social club del passato della città, ovvero l'Explorers Club. Stiamo costeggiando, tornando sulla Fifth Avenue, la mastodontica Freak Collection, anche questa oggetto di lavori. Non so se sono esattamente di restaurazione, in quanto so che il museo era in procinto di trasferirsi sulla Madison Avenue. La Freak Collection, che venne realizzata per ospitare la collezione di opere d'arte di Henry Clay Freak, importante industriale del settore del ferro e dell'acciaio, nato da una famiglia della classe media, da subito diede la sensazione di volersi arricchire abbandonando gli studi e cominciando a lavorare come impiegato in una bottega e successivamente come contabile anche in una libreria. Faceva due lavori di giorno e di sera. Prima di 30 anni fondò la sua prima miniera, la sua prima attività industriale. Fu notato dal boss del ferro e dell'acciaio, Andrew Carnegie, con il quale stipulò un sodalizio commerciale. Sempre considerato molto determinato, ebbe tra l'altro in passato, si ricorda la storia, per aver fronteggiato una rivolta di operai nel 1892, rivolta scaturita per alcuni abbassamenti di stipendio, ed egli non arretrò nemmeno di un passo, arrivando addirittura ad assoldare i mercenari dell'agenzia Pinkerton, e alla fine, dopo giorni e giorni di disordini, dovette intervenire l'esercito per sedare la sommossa. E lo stesso Henry Clay Freak scampò ad un attentato quando un anarchico riuscì a infilarsi nel suo ufficio e gli sparò 4 colpi di pistola. Fu salvato soltanto grazie all'intervento dei suoi assistenti. Henry Clay Freak diede mandato all'architetto Thomas Carrier del duo Carrier e Hastings, architetti della New York Library, per realizzare questa grande magione in stile rinascimentale francese, magione al cospetto della quale quella dell'ex socio Andrew Carnegie, che si trova 20 traverse più a nord, doveva sembrare una casupola. E oggi la Freak Collection permette di vivere una duplice esperienza, sia quella di ammirare le opere d'arte della collezione di Henry Clay Freak, che di captare quali potessero essere le sensazioni del vivere all'interno di una di queste grandi magioni dell'epoca dorata della città. E di fronte alla Freak Collection, a ridosso di Central Park, c'è il memoriale dell'architetto Richard Morris Hunt, che non è stato collocato in questo punto a casaccio, ma perché di fronte, dove oggi sorge la Freak Collection, un tempo c'era la Lenox Library, libreria la cui collezione andrà a convergere con la Tilden Trust e la collezione dell'Astor Library per costituire il corpus della New York Library. Lenox Library, che appunto era stata progettata dall'architetto Richard Morris Hunt, ricordato in città per altri lavori come il piedistallo della Statua della Libertà o una parte del Metropolitan Museum. Ed Henry Clay Freak si disse anche disposto
a smontare la Lenox Library e a rimontarla pezzo per pezzo all'interno di Central Park, ma la città declinò l'offerta. E al numero 11 della 73esima, la casa nella quale viveva il celebre editore Joseph Pulitzer, editore del New York World, che passò comunque poco tempo all'interno di questa abitazione, poiché ormai affetto quasi completamente da sordità e cecità. E questa al numero 1 della 75esima, invece, l'attuale sede della Commonwealth Fund. Ci viveva Frank Lamont, uno dei dirigenti. Era uno dei dirigenti della JP Morgan Company e alla sua morte lasciò questo desiderio alla moglie, lasciò questo incarico di donare l'edificio per un scopo filantropico. Quindi oggi vi si trova la sede della Commonwealth. Ed ecco, tra la Madison Avenue e la 75esima strada, quello che per fino a poco tempo fa è stato conosciuto come Matt Breyer. Questo è stato la sede del Whitney Museum of American Art, prima che venisse aperto quello attuale, che si trova sulla Gainsborough Street, nel Meatpacking District, realizzato dall'architetto Marcel Breyer, vedete, molto particolare, con queste finestre triangolari, quando venne inaugurato, stroncato dalla critica, successivamente iniziò ad essere riconosciuto come un capolavoro di arte moderna. Per tanti anni qui, a partire dal 2011, venne aperta una succursale specializzata in arte moderna del Metropolitan, che per questo veniva conosciuto come Matt Breyer. Oggi, come potete vedere dagli striscioni, vi si sta spostando la Frick Collection. Tra la Lexington Avenue e la 76esima c'è la chiesa di San Giovanni Battista, molto particolare, un aneddoto che riguarda l'industriale Thomas Fortune Ryan, che una domenica mattina si recò a messa arrivando però in ritardo. Fu fatto aspettare fuori tutto il tempo della funzione e alla fine di essa entrò per chiedere al parroco quanto servisse per restaurare la chiesa. Di fronte alla richiesta del parroco di $300,000, che si stimò essere una richiesta doppia rispetto a quanto effettivamente servisse, non batté ciglio e staccò un assegno. Al numero 1 della 78esima, questa era la ex residenza di James Duke, boss del settore del tabacco. Oggi ospita la facoltà di belle arti della New York University. Ed ecco altre tre meraviglie architettoniche sulla Fifth Avenue, ai civici 972-973, questi due edifici complementari, dove vivevano due industriali, Robert Cook e Ian Paley Whitney, fratello maggiore di colui che sposò Gertrude Vanderbilt Whitney, fondatrice del Whitney Museum. Accanto, all'incrocio tra la Fifth Avenue e la 79esima strada, c'è la sede dell'Ukrainian Institute of America, istituzione che mira la divulgazione della cultura della nazione ucraina in città. E questa era la residenza di Isaac Fletcher, industriale di importante collezionista d'arte, realizzata dall'architetto C.P.H. Gilbert. Bene, avete visto quanta storia in questo quartiere, quanti meravigliosi edifici. Questo era l'Upper East Side e noi ci sentiamo per i nostri prossimi tour. Bye bye!